Allora ragazzi, siamo già al Motta out dopo la prima clamorosa sconfitta della Juventus contro il Norimberga. Video direttamente dalla spiaggia. Qualcuno, occhio ovviamente perché non mi segue nessuno, mi ha chiesto che fine avessi fatto. Niente, mi sto godendo un periodo di mare. Però questa prima amichevole della Juve merita assolutamente un'analisi. Un'analisi ovviamente dal mio punto di vista, cioè senza competenza, perché la competenza ce l'hanno gli altri, ma semplicemente analizzando ciò che succede a livello di narrazione e di tifo. Allora, intanto vi faccio vedere dove sono. Scorcio meraviglioso, tra l'altro non molto lontano da Torino, dove sto da qualche settimana. Allora, prima partita della Juve, umiliazione, perché perdere 3-0 contro una squadra della Serie B tedesca non è certo all'altezza della Juve. E oggi ovviamente tantissime persone si lamentano del fatto che ci siano tifosi che parlano di Motta out, è una vergogna, è uno schifo. Però ragazzi, è proprio a voi che mi voglio rivolgere. Niente, nel frattempo una signora ha deciso di parlare da sola cercando il marito proprio di fianco a me. Non c'è più rispetto per i creator. Allora, stavamo dicendo, ci si lamenta del fatto che dopo un'amichevole, la prima amichevole, tra l'altro senza mezza squadra, senza soprattutto i giocatori più forti di questa squadra, no? Bremer, i nuovi acquisti Douglas Luiz, Chiesa, posto che sia ancora da considerare un giocatore della Juve, insomma mancavano tanti giocatori, alcuni come Vlahovic sono arrivati da poco, e però il risultato c'è, è arrivato, è una sconfitta, e io capisco quelli che stanno già partecipando al giochino del Motta out, che è una roba da idioti, sia chiaro che è una roba da idioti. Non si valuta mai una squadra o un allenatore da un'amichevole, soprattutto un'amichevole estiva, soprattutto un'amichevole estiva dopo il cambio di allenatore e a maggior ragione quando manca mezza squadra. Non importa i paragoni con la sconfitta con Lucento, che poi portò piuttosto bene, ci stanno tutti. Però ragazzi, non è questo il discorso. Il discorso è che nel momento in cui avete lanciato, proprio voi delle live, voi fomentatori del disagio, voi che avete coniato i vari slogan out, soprattutto Allegri out, e lo sapete di chi è la colpa di aver coniato questo hashtag, ma soprattutto di aver fatto sì che la narrazione sulla Juve fosse una roba del tipo: la Juventus pubblica 15 secondi su Instagram di un allenamento, magari una parte defaticante dell'allenamento, e subito le persone che si proclamano, autoproclamano esperte a dire: mai visto, non c'è intensità, è una vergogna. E ora cosa pretendete? Non potete ora pensare che sti poveretti che credono alle vostre stronzate, al vostro modo di raccontare la Juve, all'improvviso cambino approccio mentale soltanto perché adesso a voi sta bene invece un tipo di narrazione diversa, razionale, logica, la stessa che, per dire, avevo io, avevano gli altri miei colleghi di tifo fino all'anno scorso. Voi negli ultimi anni non avete fatto altro che fomentare odio, che manipolare la narrazione, che manipolare immagini, video, dati, statistiche, e ora pretendete invece che le cose siano diverse. E no ragazzi, questo l'avete provocato voi, e ora non si torna indietro, perché ora c'è chi ingenuamente
dice vabbè, una vergogna, non si può perdere con Norimberga. E cosa gli vai a dire? Sono gli stessi che l'anno scorso dicevano è una vergogna che la Juve giochi le amichevoli e faccia schifo, anche se poi le vince, perché l'anno scorso mi sembra abbia debuttato con una vittoria, forse pure sul Real Madrid, no? Anche perché, ragazzi, questo giochino di fomentare il disagio usando una narrazione per deficienti, perché tali sono queste persone, la state portando avanti già dall'arrivo di Thiago Motta. Gasi, mio padre, mio zio, mio fratello, mio nonno, grande Motta, l'intensità, anche lì avete preso gli spezzoni dell'allenamento per far vedere un'intensità mai vista. Dallo spogliatoio mi dicono che i giocatori non si sono mai allenati così. Sono le solite pagliacciate. Voi non sapete come si stanno allenando i giocatori, voi non sapete cosa pensano i giocatori, voi non sapete un cazzo. E spesso, anche se c'è qualcuno che vi passa le veline, vi dice che cosa dire, non vi dice la verità. Un po' come il discorso dello sponsor, ma non è questo il contesto nel quale farlo. State prendendo anche qui spezzi di allenamento, spezzoni di allenamento per dimostrare le vostre teorie disagiate, e ora pretendete che i tifosi normali, o anche quelli un po' stronzetti che ve l'hanno, a cui l'avete giurata, perché ricordiamoci che siete voi che avete cominciato questa lotta, e non potete pretendere che all'improvviso finisca tutto, non potete ribaltare la realtà dicendo ecco adesso volete giudicare Motta da un amichevole, giudicavate Allegri pure dal labiale dei giocatori sostituiti, pagliacci, siete dei pagliacci. Torniamo per un secondo alla realtà e alla logica, mentre vi faccio vedere anche il mare, per quelli che purtroppo non possono goderne. Ragazzi, in realtà l'amichevole non conta niente, la campagna a cui si sta procedendo con delle idee chiare. Le parole di Motta anche sugli esuberi, su Chiesa, sono chiare, è come dire non fai parte del progetto, te ne devi andare, bellissimo. Dobbiamo essere razionali, dobbiamo essere sereni nel giudicare, nel dare il tempo a Motta. Paradossalmente neanche le prime giornate di campionato, anche se qualcosa ce lo dovranno dire, però non ci diranno tutto. Ci va tempo. E i tifosi normali ragionano oggi come ragionavano 3 anni fa. Ci vuole tempo. Diamogli tempo. E poi si vedrà, perché nel calcio l'unica cosa che conta sono i risultati. Per arrivare ai risultati ovviamente ci va tempo e bisogna sempre valutare il contesto. Tutte cose che un fesso come me dice da sempre e che continua a dire adesso, perché l'unica cosa che mi interessa non è aver ragione su voi poveri disagiati, ma è che la Juve possa vincere, non giocare bene, frega niente, vincere. E speriamo bene.